Obey it! Allora, cari, siamo nel pomeriggio della prima giornata di venerdì e adesso andremo a spulciare un po' le novità che ci sono a questo Modena 2022. Vi portiamo con noi così che possiate sbirciare anche voi. Allora, siamo qui con Vania della Tana dei Goblin che ci presenterà il loro progetto per il Modena 2022. Prego. Ciao a tutti, io sono Vania. Allora, la Tana dei Goblin è una delle associazioni ludiche che ha una storia più antica d'Italia, nel senso che quest'anno festeggiamo ben 25 anni di attività. Il nostro progetto per Modena Play in realtà è un progetto abbastanza collaudato che va avanti da alcuni anni e si divide in alcune aree molto specifiche. L'area del prestito, dove le persone possono accedere liberamente, scelgono un gioco e gli viene spiegato, nella zona della ludoteca libera. Poi c'è anche l'area della visibility, dove vengono un po', diciamo così, pubblicizzate le attività della nostra associazione, e anche c'è una serie di gadget molto giocosi che sono a disposizione del pubblico. E poi c'è l'area del magnifico, dove vengono diciamo così spiegati i giochi del premio della Tana dei Goblin condiviso insieme a Play, che sono giochi per giocatori che hanno una struttura abbastanza complessa ma che trovano, diciamo così, un pubblico abbastanza interessato qui a Modena Play. Quindi effettivamente la nostra area è un'area che è così da qualche anno, ma che, diciamo così, soddisfa abbastanza le richieste del pubblico. Vi dico solo che l'area del Magnifico stamattina alle 9:15 era piena. Sì. Ci sono passate e l'ho vista. Infatti ti volevo chiedere come stava andando questa prima giornata. Allora, per essere solo il venerdì di Play è stato un venerdì complicato, dove c'è un sacco di gente, ma noi siamo contenti, forse anche perché finalmente, grazie al fatto prima che si di è... prendere in prestito il gioco, assicuratevi di avere il tavolo, perché ormai sono finiti. Esattamente questo è il discorso. Per essere venerdì, aver finito i tavoli, in realtà li abbiamo finiti prima dell'ora di pranzo, è un grande risultato, perché di solito il venerdì era la giornata un po' più tranquilla. Certo. Ecco, quest'anno non è tranquillo nemmeno il venerdì, quindi... Meno male, direi. Sì, probabilmente il fatto di arrivare da 2 anni e mezzo di chiusure a causa del Covid ha, diciamo, mosso l'entusiasmo del pubblico e siamo pieni di gente che vuole giocare e questo, diciamo, che si sposa bene con la nostra irruenza ludica! Yeah! Va bene, Vania, ti ringrazio tanto e un saluto per i nostri spettatori. Grazie a voi, tutta la Tana dei Goblin sparsa per tutta l'Italia vi aspetta per giocare con noi! Yeah! Ciao! Allora, siamo qui alla DV Giochi con Barbara e Anna. Ciao, 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 ciao. Allora, che cosa ci presentate a questo Modena 2022? Siamo carichi di novità, no? Abbiamo tantissime cose da far vedere, sia di giochi a marchio Genos, sia giochi a marchio DV Games. Abbiamo innanzitutto come nuove uscite Nel Paese delle Meraviglie, che è il nuovo titolo della serie Deckscape. È un escape room da tavolo portatile, ormai famosa, insomma, sono tanti anni che viene pubblicata. E c'è questo nuovo titolo in un mazzo di carte e si va nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi abbiamo La Morte Bara a Carte. Anche questa è un'avventura di un gioco di stesso formato portatile, che è Detective. Un gioco investigativo con una scena del crimine tridimensionale. Abbiamo poi Say Anything, un party game. È un gioco di quelli cacciaroni da 4-8 giocatori, con delle lavagnette a forma di fumetto, dei pennarelli, una bella componentistica, un gioco molto molto chiassoso e divertente. Poi abbiamo l'amico Wonderbook,
che nonostante sia uscito a Natale dell'anno scorso, abbiamo le ultimissime copie disponibili, quindi è andato ancora... molto. Nel periodo di gennaio, febbraio ha avuto un botto enorme, quindi abbiamo ancora qualche copia disponibile di questo. Come sta andando questa prima giornata di fiera? Ah, è forse la play più impegnativa che io abbia mai fatto, no? Più o meno, è una delle più impegnative sicuramente, però è il segnale che tantissimi giocatori si sono riuniti, avevano tanta voglia di giocare e quindi non possiamo che essere entusiasti insieme a loro. Anna, vuoi dirci qualcosa? No, Lato Venus, oggi esce Spirit Island, che era già uscito, ma comunque ritorna al gioco base con l'espansione invece Branch & Claw, che è una novità. E poi stiamo presentando sempre sui tavoli Libertalia, che è uscito da poco. Abbiamo Paolo Mori che viene a dimostrare, a giocare, si può giocare con Paolo Mori. Abbiamo Great Western Trail, che è un altro gioco. Jekyll vs. Hyde, che così presentiamo perché alcuni titoli sono usciti non in un periodo di fiere, di manifestazioni, e quindi lo presentiamo. Brew, un altro gioco molto interessante da scoprire, se non l'avete provato, provatelo assolutamente. Bees, il gioco di api. Mi sembra oggi sia la giornata proprio internazionale delle api, quindi abbiamo il gioco delle api. Sì. Allora auguri! Mi sembra sia proprio oggi. Mi vengono in mente due cose, quindi le butto là. Una è Hetz, che è un gioco di carte di Thunder Griff Games, che è arrivato proprio all'ultimo secondo qua in fiera, quindi abbiamo soltanto poche unità, poche copie, ancora non è arrivato il momento del day one, quindi ce l'abbiamo in anteprima. Con la dimostrazione tutti i giorni, esatto. Se passate di qui o se avete modo, volentieri. E poi mi viene in mente che è arrivato in magazzino, sempre all'ultimo secondo, non ce l'aspettavamo, Fire and Stone, che è il gioco dello stesso game designer famosissimo di Carcassonne, per dirne uno, e abbiamo anche un tavolo dimostrativo. Il gioco non è ancora in vendita perché il day one, se non ricordo male, è inizio giugno. Ok, perfetto. Allora io vi ringrazio tantissimo, un saluto per i nostri spettatori. Ciao, a presto. Venite a trovarci, stand B30. Allora, siamo qui con Enrico e Paolo della MS Edizioni. Come sta andando questa prima giornata? Caldo, molto caldo. Bene, molto bene. Molto caldo. Allora, che cosa portate a questa Modena del 2022? Allora, no, secondo me è il gioco più super originale, sì. È una demo che è finita. Perfetto. Che però domani ce ne sarà ancora. Sono queste due colonne gigantesche con un gioco che si chiama Heist. È un investigativo tempo reale, che utilizza i bot di Telegram, la chat di Telegram per giocare. Quindi tu devi pilotare delle persone che sembrano vere, che ti mandano foto, video, e devi risolvere un caso, diciamo. Non posso spoilerare nulla, però ci sono siti web, telefonate da fare, vere, persone che rispondono, cose. Domani ci saranno altre demo, però adesso le abbiamo finite. Erano tantissime, le abbiamo finite, perché sono da rubare. C'è scritto ruba questa demo. Troveremo il modo di farvela vedere. No, non si può vedere, però lo dico perché non non ve la faremo vedere, allora non si fa vedere niente. Ah, poi abbiamo Fort, super novità, Leather Games, gioco piccolino per i loro tipi di giochi come Rutto, e gioco dove sei dei bimbi, devi farti dispetti, i disegnini carini. Mi pare che sia quello che avevano collegato a Rutto. Sì, perché sono gli stessi disegnatori, stessa casa editrice, non è l'autore di Root, però il flavor è quello, insomma. Ok. Molto divertente. È un filler da giocatori, quindi insomma. Poi abbiamo i nuovi casi di Sherlock. E... Vuoi parlare anche te? No. Puoi fare un balletto nel frattempo, se vuoi. Vai. Dopo ci scambiamo. Ti faccio la musica del. Faccio veloce. No, vai pure. E nuovi casi di Sherlock, abbiamo In Giallo, abbiamo Wyrmwood, abbiamo i Micro Macro. Non sono novità effettivamente, mi hai chiesto novità, sono andato fuori tempo. No, quello che vuoi. E moltissimo, moltissimo investigativo, deduttivo, questo è un po' il nostro mondo, tanto test, tanta fatica a fare questi giochi proprio. Quindi secondo me vanno comprati tutti. Noi facciamo una gran fatica a fare i soldi. Ci divertiamo però facciamo fatica, quindi secondo me almeno 2-3 bisognerebbe prenderli. Passate. Sì.
No, l'uscita di Play di quest'anno è il gioco di ruolo di Root, che è uscito oggi, il manuale base, che è l'uscita di punta. Cioè... Come devi guardarla? Allora... Scusa. Il gioco di ruolo di Root, che è uscito oggi in fiera, scusa, troppo caldo, non arrivo neanche a pensare. Oltre a quello è uscito il nuovo gioco dell'autore di For Against Darkness, che era Long Sphere, e lui è qua a fare il firmacopie, abbiamo un po' di autori a fare tutti i vari firmacopie. È uscito Knights of the Round Academy, che è il gioco di ruolo che abbiamo fatto assieme a Fumble GDR, dove puoi già ritirare il Kickstarter il gioco. Oltre a quello è uscito il libro game di Matteo Casali, che è un sceneggiatore di Bonelli, DC, Marvel, Panini, Comics, che ha fatto il suo primo libro game, è illustrato da Usonia, che è un illustratore molto famoso. È uscita la prima espansione, il primo modulo di avventure per Cthulhu Hack, che è un gioco di ruolo OSR ispirato al mondo di Cthulhu investigativo. Sono molto stanco di questo. Va bene, allora io vi ringrazio malissimo. Tanto. Hai guardato malissimo. Vi ringrazio tantissimo, un saluto ai nostri spettatori. Ciao, passate per caldo. Sempre allo stand di MS Edizioni troviamo Jama Games e parliamo con Tommaso. Cosa ci dici? Cosa avete portato a questo Modena? Allora, a questo Modena stiamo presentando in anteprima Polinesia, gioco di Per Sylvester. E inoltre stiamo presentando anche la community di Yomi, gioco competitivo. Con la community faremo eventi, tornei, quindi iscrivetevi in massa che vi aspettiamo per giocare con noi. Ok, mi vuoi parlare un po' del gioco? Allora, Yomi è un picchiaduro di carte, sostanzialmente ogni mazzo rappresenta un personaggio e replica le dinamiche di un picchiaduro stile Street Fighter in un gioco di carte. Non è un gioco di carte collezionabile perché i mazzi sono fissi. Anzi, l'autore, che è stato anche un campione di Street Fighter e ha lavorato alla Capcom, ha voluto bilanciare con grande precisione i personaggi, quindi sono tutti forti uguali, e per questo perfetto per giocare i tornei. Ok, perfetto. Com'è andato questo primo giorno? Fa molto caldo, ma è andato molto bene. Ok, ti ringrazio, un saluto per i nostri spettatori. Grazie a voi, ciao e buona play. Siamo qui con Lorenzo da Asmodee. Ciao a tutti. Ciao. Allora, cosa avete portato a questa Modena? Allora, questa Modena abbiamo portato, siamo arrivati in massa contenti, tanto per cominciare, perché finalmente siamo tornati a fare una bella play, non diciamo mezza come quella dell'anno scorso, perché abbiamo dovuto rinunciare alla parte demo, che come sai a noi fa sempre molto piacere, perché far vedere un po' il divertimento, farlo provare con mano, piuttosto che solo raccontarlo stando nello shop, è sicuramente tutta un'altra cosa. Non abbiamo delle novità, delle vere e proprie esclusive del play, perché abbiamo tanti giochi che comunque sono uscite leggermente prima o comunque in questi ultimi mesi, che però comunque non hanno ancora mai visto una demo, non hanno mai avuto la fortuna di essere stati in una fiera. Ci stanno dando tanta soddisfazione sicuramente Jaws of the Lion e la versione di Gloomhaven, quella che ci piace definire un po' più compatta, è molto bella perché non è meno profonda, non perde in profondità, ma ha comunque un regolamento più snello che permette veramente, e anche un prezzo se mi permetti, che permette un po' a tutti di giocare, quindi anche se siete tra quelli che erano un po' spaventati, però Gloomhaven è enorme, c'è un sacco di roba, un sacco di scenari, eccetera, Jaws of the Lion è perfetto anche per voi, è perfetto anche per quelli che hanno già Gloomhaven, perché si gioca tranquillamente, non è un doppione per così vederla, quindi sono piacevoli entrambi. Ci sta dando tante soddisfazioni all'Ertau, ovviamente, perché comunque già lo sapevamo che Rosenberg avrebbe colpito nel segno, e quindi anche di quello i tavoli sono spesso molto come pieni. Sempre. Certo, ma anche qualche piccolo giochillo, no, dispregiativo, qualche gioco di quelli un pochino più light, Murano per esempio sta vendendo tantissimo, anche perché Murano è tutto italiano, quindi autori italiani, distributori italiani, disegnatori italiani, quindi ci fa proprio piacere spingerlo, infatti in questi giorni da noi ci sono anche gli autori, quindi si può giocare con loro, si può
farsi il firmacopie classico, no? E anche quello sta piacendo molto, un gioco molto veloce, piacevole da vedere anche con i componenti, quindi si presta molto anche per i giocatori un po' più casuali. Certo. Idem Le Cronache di Havel è un altro gioco, un collaborativo questo invece, che io ho trovato divertentissimo sia per adulti ma anche per adulti con bambini, per famiglie, perché è un gioco che non ha componenti di testo all'interno, è un collaborativo, la classica storia nel mondo più fantasy possibile, quindi dobbiamo impedire che la luna oscura porti al risveglio di una bestia e quindi dobbiamo lavorare insieme collaborando per proteggere il castello e il villaggio prima che sia raggiunto dai nemici, dai mostri, quindi fortificando sia noi come equipaggiamento che il villaggio stesso. Ci sono tante altre novità, c'è Doodle Dungeon, c'è Quickie Circuit, ora non voglio mettere troppa carne al fuoco perché veramente anche l'ultimo attacco di Mindflyer di Stranger Things, quindi sono tutti giochi piacevoli, anche veloci, ed è bello perché di solito il venerdì uno si aspetta più i gamer rodati e invece quest'anno ci sono proprio famiglie, ragazzi che giocano a praticamente tutto, perché non avendo un vero e proprio tavolo di punta abbiamo sempre tutti i tavoli pieni, non ce n'è mai uno che ha molta più coda degli altri, e quindi è anche questo secondo me il bello di questa edizione. Certo, infatti abbiamo visto un grande flusso nonostante sia la prima giornata. Sì. E a voi com'è andata questa prima giornata? A noi è andata bene perché, come ti dicevo, appunto già nella parte dimostrativa i tavoli sono sempre stati pieni, Murano è uno di quelli che abbiamo venduto appunto di più, quelli che ci aspettavamo, come dicevo, Alert Auge e The Line hanno venduto, ma in generale siamo contenti perché anche nello shop c'è sempre tanta gente, sia tanta gente che girava ma anche tanta gente che comprava, quindi cioè, a noi fa sempre piacere, sia perché siamo un po' di casa, perché è la fiera che abbiamo più vicina proprio dalla nostra azienda, che è una provincia di distanza, però è proprio bello vedere che c'è proprio questa, anche rivedere i clienti che ti salutano, questa cosa, c'è proprio questo affetto di vedere finalmente sia noi che loro che siamo tornati tutti insieme, e quindi già quello per me è bellissimo per considerare una vittoria. Sono molto d'accordo. Bene. Io ti ringrazio. Ma grazie a te. Saluto ai nostri spettatori. Salutiamo tutti e vi aspettiamo direttamente qua. Ciao. Ciao. Pausa. Allora, siamo qui da Olifante in compagnia di Gianfranco. Ciao Gianfranco. Ciao Bella. Che cosa avete portato qui al Modena? Diciamo che le cose più importanti riguardano la rievocazione del centenario della nascita di Alex Randolph, cioè quel signore là, che è l'inventore del mestiere di autore di giochi nel mondo. Ha fatto più di 200 giochi e noi in Italia siamo quelli che ne hanno fatti finora 9, e il decimo è in arrivo la prossima settimana, che si chiamerà Drago Rosso. Poi non molto altro, ma un paio di cose molto interessanti. Uno di questi è questo che si chiama Tea, Scones and Arsenic, dove ci sono dei nobili inglesi che puntano ad avvelenarsi in un l'altro in un invito al tè delle 5, dove nascosti sotto i biscotti da tè ci sono delle dosi di arsenico. Tutto qui, ma è un gioco importante, interessante, perché è un gioco di bluff, sta funzionando molto 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 bene. Diciamo che poi altre cose interessanti sono in quella zona lì, che sono giochi di tipo astratto, e in particolare quello che vedete lì in prova si chiama Camisado, è un gioco di un inglese che però lo sta producendo un tedesco che si chiama Hook and Prince, con cui noi collaboriamo. Poi abbiamo ovviamente, questo per quanto riguarda le novità, abbiamo ovviamente i nostri classici, che sono fondamentalmente Kaleidos e Kaleidos Shuri. È tutto. Va bene, come sta andando questa prima giornata di play? Non male, non male. Fa molto caldo. Vabbè, questo sì, anche perché noi abbiamo la sfortuna di essere lontani dalle porte che danno verso l'esterno, però si soffre ma si regge. Okay? Va bene, ti ringrazio molto, un saluto ai nostri spettatori. Ciao. Ciao. Siamo qui allo studio Supernova con Marcello. Sì, ciao. Piacere, ciao. Allora, che cosa portate al Modena? Quest'anno abbiamo portato, in novità assoluta, abbiamo portato Velonimo di Bruno Catala, che è un nuovo gioco family di Bruno Catala,
gioco di carte molto carino, con un trick molto carino come Bruno è bravo a fare. Abbiamo portato Universal Rule, che è un gestionale spaziale 4x compattato all'interno di una piccola scatola. Abbiamo portato il terzo capitolo del gioco di tratto, che era in fondo, lo vediamo dopo, che è la serie che stiamo curando di giochi in carta e penna in formato portatile con delle plancette cancellabili. E abbiamo portato Malebranche, l'ultimo borsa strato di XV Games, e basta, quattro giochi, cioè, okay, sufficienza. E poi abbiamo Porzioni e Puzzoni, che comunque tu hai presentato il mese scorso. Sì. Abbiamo parecchie novità oltre al catalogo solito. Okay. Com'è andato questo primo giorno? Bene, è caldo, molto caldo. Ce lo dicono tutti quanti. Molto caldo in tutti i sensi, comunque abbiamo avuto un'ottima affluenza ai tavoli per provare i giochi, quindi siamo molto contenti. E speriamo che sia così anche domani. Sicuramente. Va bene, ti ringrazio e ti auguro un buon play. Un saluto ai nostri spettatori. Oh, grazie. Allora, siamo qui con Filippo nell'area giochi da due. Questa dovrebbe essere la novità del Modena 2022. Non so se è la novità, perché in realtà si è provato per tanti anni. Quest'anno siamo riusciti a fare una cosa incredibile, nel senso che siamo riusciti a mettere in sincronia anche una volontà che nasce proprio da Play, nel senso che è un'idea originale che è nata dalla stessa fiera che organizza, e siamo riusciti a mettere insieme uno staff molto bravo e a renderla viva. Nel senso che sono tra i 16 e i 18 tavoli in permanenza con giochi da due continuativi. Ok, e com'è andato questo primo giorno? Siamo vivi, nel senso che no, è stato complicato, perché comunque il venerdì è il classico giorno dove, sembra strano, ci aspettiamo un po' meno gente, e invece siamo stati pieni dall'inizio alla fine. Cioè non adesso un pochino rallenta, ma sta chiudendo la fiera letteralmente. Oggi è stato difficilissimo, però è stato veramente bello. Le persone hanno giocato tantissimo e i ragazzi sono stati eccezionali, quindi se non fosse per loro, avevamo anche gente nuova che non è andata a fare i turni. Però no, è bello, perché comunque nasce dall'idea di fare qualcosa in cui stiamo insieme. Più due giocatori, soprattutto nelle dinamiche familiari, sia in casa, c'è stato anche tutto quel periodo dove molte volte si è capitato di non avere gente intorno, è un genere molto bello, quindi spero che se qualcun altro passerà da qui venga a trovarci. Va bene, allora ti auguro un buon play e un saluto ai nostri spettatori. Allora, saluto tutti e voglio comunque ringraziare da parte di Area Games per tutti gli editori che hanno creduto in questa manifestazione, oltre ovviamente a Play stessa. Grazie a tutti e ci vediamo a Play. Ciao! Siamo qui con Giampaolo della Little Rocket Games. Ciao! Ciao, ciao, buonasera! Allora, le novità che avete portato a Modena? Novità portate a Modena? Tante! Di diversi tipi. Diciamo, quelle che stanno avendo maggior successo, maggiore appeal, sono Hidden Leaders e Creature Comfort. Sono i due giochi, ci siamo resi conto, i più richiesti. Infatti stiamo pensando di raddoppiare i tavoli per domani, perché non c'ho più posti, tutto prenotato, il che fa molto piacere, però mi dispiace poi per le persone che non si possono sedere. Quindi domani sto pensando di raddoppiare i tavoli. Poi abbiamo portato la nostra nuova serie Roll and Write, Siege of Eternal Night Rolling Village, produzione 100% italiana, autore italiano, illustratori italiani, casa di produzione italiana al 100% come serie. Poi abbiamo portato la ristampa di Cascadia, in anteprima alcune copie che arriverà fra qualche mese, gli appassionati lo sanno che manca da diversi mesi, stiamo aspettando lo scarico, abbiamo qualche pezzetto in anteprima, quindi anche la ristampa è importante. La Blue Collection, la nostra campagna Kickstarter fine dell'anno scorso, che abbiamo portato qui in anteprima, dalla settimana prossima si potrà trovare in tutti i negozi, ma già qui lo possiamo visionare. Abbiamo portato Quetzal, anche Quetzal in uscita dai negozi tra una decina di giorni, qui al nostro stand lo potete vedere, lo potete provare. Abbiamo portato Beast, il super titolo dell'autunno, si può solo visionare, però ho visto che già l'impatto emotivo
degli Argamer è stato forte, con viste. Sicuramente. Poi abbiamo portato i libri game, anche le novità sui libri game, che è il Lupo del Maine principalmente, la nostra nuova saga Killer Book, dedicata ai serial killer, alla genesi dei serial killer. Molto, molto interessante. Molto interessante, ti metti proprio nei panni del serial killer e della sua psicologia, quindi è per un dedicato a un pubblico adulto. Noi solitamente facciamo giochi per famiglie, però sul libro game ci piace un po' spaziare su altri contesti. La versione a colori di Childhood, la Deluxe, okay. È arrivata alla sesta ristampa Childhood, quindi abbiamo doverosa fare un'edizione, certo. Deluxe. E poi tante piccole cose per i bambini anche, abbiamo portato il Leolino, Archelino, Speedy Hands, Pantolino, sono tutti giochi per i bambini 5-6 anni, quindi sempre il nostro modo di vedere il gioco, che è il gioco per famiglie, quindi andiamo ad abbracciare e poi saliamo un pochettino con le famiglie. E queste sono le novità, diciamo, più importanti. Detto questo, poi abbiamo portato Cakes, che non aveva mai fatto una fiera, okay. Che è uscito a Natale, che è il gioco delle torte da tenere, sì. In mano. Abbiamo portato Swordcraft, è uscito a marzo, anche lui non avevamo fatto una fiera, quindi sempre lì spada in 3D. Tutto ciò che è per famiglie, questo è quello che abbiamo portato. Ok, come è andato quindi questo primo giorno? La prima giornata di Play Modena è un venerdì atipico. Diciamo, non ci aspettavamo così tanta gente. È bello, un piacere, però come primo giorno, come inizio, sono scoppiettante, ma... abbiamo qualche remo nei confronti della giornata di sabato e di domenica. Perché se oggi è così... Se oggi è così, domani e dopodomani non sappiamo che aspettarci. Però fa piacere, perché comunque mi sembra proprio palese, evidente, che ci abbiamo tutti voglia di uscire da casa. Sì, decisamente. Come diciamo a Roma, siamo proprio scappati da casa. Vogliamo uscire, perché diciamo la convivialità, rivederci tutti quanti insieme, tante facce che erano... Alcune... Dal 2019 non ci siamo manco riconosciuti. Sì. Sono passato a trovare un amico a uno stand che ci sentiamo sempre per telefono, ma non ci siamo riconosciuti perché erano passati 3 anni e siamo invecchiati tutti e due. Io non c'avevo la barba bianca, lui c'aveva qualche capello in più. Quando ci siamo visti abbiamo tentennato un pochettino, però è bello, rivedere tanta gente è quello che ci vuole. Siamo felici per come sta andando. Va bene, io ti ringrazio tanto, un grazie, saluto ai nostri spettatori. Buona fiera a tutti quanti, anche a chi sta a casa, guardate le live, commentate, social e quant'altro, noi siamo sempre attivi, pronti. Va bene, ciao! Grazie mille! Siamo arrivati alla quasi fine della prima giornata di Play Modena, siamo stanchissimi, fa un caldo tremendo, come hanno già detto tutti. E niente, ci vediamo domani mattina, rimanete connessi. Alla fine della prima giornata, illuminati dall'ultimo raggio di sole. Sarà destino? Vorrà dire qualcosa?